Embriologia. Vorrei fare alcune considerazioni che riguardano il nostro modo di concepirla nel concetto neuro-osteopatico, ovvero della nascita dell'informazione. In modo convenzionale si dice che la prima informazione neurale avviene entro il 20° giorno, quando parte il battito cardiaco. Ma in realtà tutto nasce già molto prima. Le componenti dell'informazione umana si percepiscono già nel momento della fecondazione. L'ovocito fecondato emette biofotoni di luce, prima informazione elettromagnetica. Poi inizia a replicarsi questa cellula fecondata e quindi prende un'informazione spaziale, i limiti, lo spazio esterno, ma nello stesso tempo si forma un liquido, la genesi extracellulare, e quindi abbiamo una coscienza, abbiamo la formazione della matrice. E poi cosa succede? Che queste cellule si dividono in due parti, quella che diventerà effettivamente il bimbo e quella che costruirà tutta la parte di approccio, tutta la parte placentare, la parte di ancoraggio della madre. E questa è consapevolezza. E quindi è nella prima settimana che si comprende la neurofisiologia, ovvero l'essere uomo. Se sei interessato al nostro corso di embriologia, vai su www.ifrom.it.